ragazze, bentornate sul canale. Allora, sono pronta, buon sabato innanzitutto, buon weekend. Sono pronta per farmi una maschera. Stasera andiamo a cena, io mi vedo praticamente grigia con un incarnato non proprio sanissimo. E quindi mi vedete qui con i miei fiocchettini, i miei... Tra l'altro ho anche inaugurato questi di Glove, non li avevo mai utilizzati. È proprio una fascetta che si interseca qui di fronte per tenere indietro tutto il cappellame e dedicarsi alla skincare. E io in questo video, ragazze, voglio provare con voi questa maschera. Questa maschera mi è stata inviata quando ero a Milano, infatti vedete che nel viaggio sì, un po' il pack non è proprio perfettissimo, ma è una maschera Rubber Mask Bright Lover di Dr. Jart, questa qui. Tra l'altro è quella che è una maschera illuminante che va a togliere tutto il grigiore. E questa è la... ce ne sono di vario tipo, di vario genere. Io non le ho mai provate perché innanzitutto hanno un costo abbastanza sostenuto, non elevatissimo, perché ho visto anche maschere che costano di più, però questa qui è monodose, costa 10,90 euro, però è una di quelle maschere che tu utilizzi one step per avere un effetto quasi immediato, quindi per quello ho voluto confidare tutte le mie speranze in questa maschera e adesso la andrò a utilizzare. Infatti l'ho rotta, diciamo che la mia finezza per aprirla non è stata il massimo, e all'interno troviamo due prodotti all'interno perché è una maschera a due step. Tra l'altro stavo dicendo che questa è la versione che ha vinto nel 2017 il Beauty, l'Allure Beauty Awards, quindi il premio per i prodotti di bellezza indetto da Allure. E questi sono i due prodotti all'interno. Ho letto le istruzioni, ho letto anche la composizione ovviamente. Prima si applica questo, che è un'ampolla con all'interno il siero super super concentrato, e all'interno contiene praticamente vitamina A, B, C e praticamente ha proprio questo potere di andare proprio a rendere l'incarnato omogeneo. Se ci sono delle macchie, vedete, questa è la composizione, è lattiginosa, me la immaginavo più sierosa perché lo descrive proprio come un siero, quindi me la immaginavo proprio sierosa, cioè una texture più siero, trasparente. E questa va applicata proprio su tutto il viso, non ce n'è tantissimo perché poi nelle istruzioni dicevano che se ne avanza un po' di applicarlo su il collo e le braccia, però non è che ce ne sia così tanto. Tra l'altro, se mi cade anche, cioè mi aspettavo più prodotto. Adesso vediamo magari quanto ce n'è, così ve lo dico. Ce n'è 5 ml, però diceva anche dopo l'applicazione, se non viene proprio tutto assorbito dalla pelle, di applicarlo anche sul collo. Però no, aspettate che lo recupero, mi è caduto un pescettino, ecco, l'ho ripreso, ragazze. Qua non si butta via niente, però cioè, è abbastanza densa come consistenza. E questo è il primo step della maschera. Io lo metto anche qui, solitamente lo metto anche sul collo, però vediamo prima di finire la facciazza, perché vorrei prima coprire tutta la faccia, visto che non è che l'ho messa proprio dappertutto. Questo è il primo step, che è proprio questo siero super concentrato, che poi viene coperto con il secondo step, che è la maschera, la Rubber Mask. Adesso la applico tutta sul viso. Non è che ce ne sia così tanta, cioè di siero, cioè questa parte qui non è che ce ne sia così tanta. Aspettate che recupero anche qua. Anzi, avrei preferito ce ne fosse un pochino di più. Sentite i gatti in sottofondo? Questo deve essere Golf, secondo me. Sì, secondo me è Golf. Non so se l'avete sentito. Vabbè, comunque, arrivo a fare tutto il viso, ma cioè non è che sia abbondante per dire, però leggendo le istruzioni c'era scritto proprio che eventualmente, se avanzava, di metterlo, applicarlo anche sul collo. Io, considerate che di default io applico ogni maschera sul collo, quindi già così mi sento un pochino di non avere fatto le cose per bene. Adesso lo vado a prelevare anche sul coperchietto che c'era, ecco, vedete, qui ce n'era ancora un bel po' di prodotto, e lo vado ad applicare sulla mia facciozza. Io, da quando sono tornata da Milano, mi vedo veramente grigia. Non so se è una mia sensazione,
ma mi vedo proprio con un incarnato poco uniforme. Questa è proprio la versione Bright Lover, e quindi va proprio a rendere l'incarnato più luminoso, più bello, più uniforme, e va anche a agire proprio sulle macchie cutanee. Io di macchie cutanee non ne ho, però comunque il potere illuminante mi fa piacere. Adesso tiro fuori il secondo step, che è questa maschera con alga e oddio, sì, è alga, vedete? Alga bruna, è costituita proprio da alga bruna. Eccola qui, e adesso la vado a posizionare sopra. È tipo gelatinosa, è tipo gelatinosa, è divisa in due parti, ok? Allora vado prima a mettere questa parte qua, che immagino sia la parte superiore del mio viso, e questa serve proprio per andare a sigillare, vedete, mi trasformo tipo in Superman, io guardo giù perché ho lo specchio. Ah! No, aspettate, aspettate, perché è veramente gelatinosa. Oddio! La devo proprio maneggiare con calma. Oddio, no, cioè, si è un po' distrutta. Si è un po' distrutta, però comunque, vabbè, è così. Adesso la andremo a ricomporre. Ok, ho cercato di ricomporla. È veramente molto, molto, molto delicata quando la andate a tirare fuori e a maneggiare, perché si rompe facilmente, vedete? Ho pressato bene in modo che aderisse bene al mio viso, e adesso vado a posizionare la seconda parte, che è la parte inferiore, e praticamente vi stavo dicendo che questa praticamente serve proprio per andare a sigillare, sì, ha una duplice funzione, perché serve sia andare a sigillare gli attivi del siero che abbiamo applicato all'inizio, ma ha anche un altro potere che deriva proprio dalla sua composizione. E adesso, ok, così, guardate che lo abbasso così non si sovrappongono troppo, così, ma che bello spettacolino. Che bellezza, che meraviglia, sembra The Mask praticamente. E così, allora, devo dire che rimane, cioè sì, rimane al suo posto, quindi non è che sono vincolata ad andare a sdraiarmi, e c'è scritto di lasciarla in posa dai 15 ai 20 minuti, ma volendo si può lasciare in posa fino ai 40 minuti, quindi adesso vi dico che sono le ore 17:26 e la lascerò in posa per circa 35-40 minuti, proprio per vedere l'effetto proprio top, lasciandola proprio agire al massimo proprio delle sue potenzialità, e vedere poi com'è il mio viso, le sensazioni che provo. Quindi lasciamola agire. Povero pezzo di fronte che non sarà illuminato. Aspettate, fatemelo chiudere. Perché anche questo pezzettino di fronte vuole essere illuminato. Poverino. Però aderisce bene, devo dire. Sì, ci vediamo dopo. Ok, allora, sono passati più di 40 minuti, infatti allora io ho tolto la maschera proprio poc'anzi, solo che la videocamera non riprendeva, ma ve la faccio vedere, eccola qui, questo è il residuo finale. Ho fatto trascorrere circa 45 minuti, ho steso, ho fatto la lavatrice, è un po' slime, cioè vedete che è un po' slime, è una consistenza molto 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 delicata, infatti appena ci prendete dentro l'unghia si rompe facilmente, quindi bisogna veramente maneggiarla con estrema cautela. E praticamente leggevo che oltre a alga bruna è praticamente una gomma che serve proprio per andare a sigillare tutto il siero che abbiamo applicato, quindi ha una funzione proprio di sigillante, ed è costituita da alga bruna e laminaria japonica, che è sempre un'alga che cresce proprio nei fondali proprio dell'oceano, ed è un'alga che ha tantissime proprietà, si può anche mangiare, ho letto, e ha delle fortissime proprietà contro l'ipertiroidismo, quindi è un ingrediente molto molto conosciuto. Io sinceramente non lo conoscevo, infatti mi sono messa a leggere un pochino, e contiene proprio laminaria japonica, ed è una gomma che
che quando la vai ad applicare sul tuo viso dà proprio una sensazione di freschezza quasi immediata, infatti è una freschezza che va poi scemando man mano che trascorrono i minuti, perché all'inizio è veramente tanto tanto fresca, quasi una sensazione mentolata. Avete presente quando mettete dei prodotti con delle maschere con alla base della menta? Danno quella sensazione proprio fresca, fresca, fresca. E poi questa freschezza va diminuendo man mano che scorrono i minuti, però anche quando l'ho tolta rimaneva abbastanza fresca. Infatti un'altra funzione di questa gommina che va proprio a sigillare il tutto è proprio quella di mantenere la pelle più fresca e una funzione calmante, in modo che il siero che andiamo ad applicare, questo poco siero che c'è, infatti una delle pecche che ho riscontrato secondo me è la quantità di siero all'interno di questa ampolla. Avrei desiderato ce ne fosse un pochino di più, non so, 7 ml, 10 ml se vogliamo proprio fare festa, grande festa, 10 ml, anche perché se hai un viso un pochino più grande, cioè lo applichi proprio su tutto il viso, cioè vedete che io stavo un pochino massaggiando, vedete che si è completamente, completamente assorbito, cioè non c'è un residuo o ne è avanzato un pochino da mettere sul collo e sulle braccia, addirittura dicevano se ne avanza un po' lo metti sul collo e sulle braccia, ma che cosa devo mettere? Cioè a malapena l'ho applicato sul viso, cioè male proprio al millimetro. Però la sensazione che ho adesso è veramente molto molto piacevole, estremamente idratante, veramente molto molto idratante. Adesso mi vedo magari allo specchio e vediamo se sono anche bright come prometteva proprio la maschera, perché una delle ho scelto di applicare questa oggi proprio perché ha una funzione, ha un effetto immediato, quindi non è che devo applicarla tante volte, ma funziona proprio subito, one shot, e dovrei avere l'effetto più bright, più luminoso, una pelle più uniformata e tutte queste cose qua. Allora, considerazioni a caldo, devo dire che la mia pelle allora è estremamente morbida e idratata, infatti ho fatto massaggiato bene affinché penetrasse proprio anche l'ultimo residuo di siero che ho applicato, però vedete che anche il colore dell'incarnato mi sembra abbastanza uniforme. Io sapete, ve lo dico sempre, ho una pelle mista, tendenzialmente tende al grasso, comunque tende più che altro a lucidarsi molto facilmente, ma ho una forte discromia nei giorni, dipende dai giorni, ho una discromia qui tendo a scurirmi, a diventare più tendenzialmente marrone. Io sono già gialla, quindi divento marrone, non è proprio un grandissimo spettacolo, però devo dire che la mia pelle è uniformata, cioè vedete che lo stesso colore del mio viso è di uno stesso colore, abbastanza carino devo dire, mi piace, quindi sono soddisfatta di questa maschera come prodotto one shot da utilizzare quando proprio ne hai bisogno, subito, quando poi il fatto che la puoi utilizzare dai 15 ai 20 minuti fino ai 40, io ho voluto, tanto avevo tempo, dovevo fare altre cose e quindi ho voluto lasciarla il maggior tempo possibile, mi sono messa a stendere, a fare la lavatrice, è rimasta abbastanza adesa al mio viso, tranne in questa parte in cui non ha aderito bene fin dall'inizio, devo dire, forse la prossima volta tirerò indietro meglio i capelli, perché i capelli tendono a venire davanti e ad appiccicarsi, quindi diventano anche un po' fastidiosi. Però il risultato finale devo dire di essere molto soddisfatta e devo dire che adesso la ricomprerò, complice il 20%, 25% da Sephora, la ricomprerò sicuramente, anzi devo vedere se da Sephora qui in Spagna costa di meno, sapete che le maschere di Tony Moly qui costano molto di meno che rispetto a Sephora Italia, quindi magari anche le maschere di Dr. Jart, e magari voglio andare a provare quella rossa, mi ricordo esattamente il nome, ma l'avevo intravista, l'avevo addocchiata, e forse quella rossa la andrò ad acquistare, mi piace proprio l'effetto, è bello proprio bello 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 idratato, e anche sta cosa dell'effetto che mi ha dato proprio questa, la mascherina in gomma, è veramente tanto 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 fresco, e proprio serve proprio per andare a lasciare la pelle calma e affinché proprio il siero penetri bene, quindi mi piace, ero sempre lì in dubbio, non l'avevo mai acquistata, ho detto vabbè proviamola, visto che comunque non è una maschera economica, è una maschera un po' particolare, quindi ho detto proviamola insieme. E niente ragazze, l'unica pecca, non so se l'ho detto, è la quantità di siero, ecco, ne avrei preferito un pochino di più, ecco, poi per il resto secondo me è un'ottima maschera one shot, proprio per un effetto
immediato. E niente ragazze, questo è tutto e noi ci vediamo domani con la diretta. Ciao!